Ciao a tutti ragazzi, sono CeroFizis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video della Fantasticraft. Fuori dal video non ho fatto nulla, perché non lo so, non ho idea. Quest'oggi sto cuocendo il tin per fare la quest del tin, no? Bene, quindi cuociamo il tin. Poi prenderò questa fornace e la giro. Ho sentito qualcosa esplodere. Devo girare la fornace. Ok, abbiamo fatto la quest del tin, giusto? Perfetto. C'è anche questa che già abbiamo i lingotti qui. Oh, grazie, altre teste che già ho? No, ancora non li ho tutti. Però tanto questi qua sono abbastanza facili da trovare. Comunque, vi dicevo che un bel po' di tempo fa in creativa avevo esplorato. Avevo trovato un meteorite e schiantato là. Però poi mi sono dimenticato di andarci. Guarda, ciao ciao. Mi sono dimenticato di andarci negli scorsi episodi e quindi ci andiamo adesso. Cosa sono questi? Si mangiano? No. Peccato. Bene, perché ho tolto l'ascia? Eccole. Però non so se si era schiantato mentre stavo giocando in creativa o prima, quindi dobbiamo vedere. Si troverebbe... Che cosa ho sentito? Non lo so. Allora, si dovrebbe trovare qui da queste parti, nelle vicinanze. Sto sentendo rumori stranissimi. Ah, lì c'è un orso. Se non mi sbaglio era qui più o meno. Ma non credo, non so se c'è. Sì, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Guardate. Cavolo. Ok, che cronite. No. Mamma mia ragazzi, che fortuna incredibile. Che fortuna incredibile, dobbiamo controllare se c'è quello di ghiaccio. Che creconite però è quello è il migliore, cavolo, dobbiamo prendere questo qui. C'è quello di ghiaccio, prendilo. Prendilo, prendilo, prendilo. Sì, ragazzi. Mamma mia, che fortuna incredibile che abbiamo. Ho trovato tutti questi meteoriti qua che ti avrei messo tantissimo a trovare singolarmente in un unico. Qua c'è altro di ghiaccio, prendiamo subito. Non me l'ha dato, vabbè. Ma non ci credo. Che fortuna abnorme. Questo qui lo prendiamo, sì, dai, questo sì. Che ci serve la gemma rossa se la troviamo. Ma è rara anche quella. Guardate che abbiamo trovato. Guardate che cosa c'è qui. Mamma mia. C'è anche del cioccolato. Ragazzi, abbiamo una spada di crecronite. Poi questi ce ne servirebbero 4, mi sa. Soltanto un attimo, controlliamo. No. No, va bene così. Mamma mia, ragazzi. Due quest fatte così, con rapidità. Sempre teste. Sempre le stesse teste. Perfetto. Bene. Nient'altro da dire. Abbiamo trovato delle cose utili. Allora, vorrei andare un attimo a casa a questo punto, che è a 160 metri di qua. Là ce n'è un altro! Quello di ghiaccio, eh! Davvero? Oh no, fermo. Ma dai! Guarda che epicità! Perché no, no, io non le voglio queste schifezze, eh! Oh, che cosa succede? È crashato il gioco. È crashato il gioco. Aspetta, aspetta! No! Non dirmi che un cavolo di scheletro è morto schiattato dal meteorite. E beh, so quanto pare così. È crashato il gioco, comunque. Ma niente di che, tranquilli, tranquilli. Succede sempre, ma ben presto, cioè a settembre non succederà più. Comunque è una schifezza sto meteorite qui. Non ci sono i cosi. C'è soltanto neve. Vabbè, tanto io ero venuto per quello lì. Ma guardate che fortuna che ci abbiamo avuto sul serio. Abbiamo trovato tutte queste cose. Anche la spada già ho fatto. Devo fare il meteors. Ah, però prima devo fare il lingotto, ok. E adesso torniamo a casa, che è qui. E poi ci sarebbe da fare lo scudo per proteggere tutto la zona. Se non mi sbaglio, fare le quest qui. Non lo so. Però dobbiamo ancora trovare la gemma rossa. Che cavolo, è rarissima da trovare, eh. Dovevo trovare un creeper alieno. Quello lì ce la dropperebbe di sicuro. Cibo, cibo! Questo ci serve. Eh sì, però dovevamo buttare via la testa di Blaze. Ok.
Grapes. Prendiamo delle grapes. Ah, ecco qui casa nostra. Piove. Non piove più. Bene. Sta cavolo di torretta qui è morta praticamente. Un colpo ed è morta. Non serve un cavolo. Avrei dovuto mettere in una posizione più strategica. Guarda qui, se pensate le teste. Comunque adesso potrei fare l'armatura di meteorite, ma davvero sarebbe scomodissima. Adesso ci sarebbe da andare in caverna un bel po'. Questo qui potrei utilizzarlo, ma mi servirà in futuro, quindi lasciamo lì. Cioè, da sicuro di andare in caverna. No, aspetta, abbiamo 7 diamanti. Ce ne servono 10. Sì, perché? Vabbè, quella è una cosa futura. Allora, adesso ci serve. L'enchanting table possiamo fare. Sì, possiamo farlo, abbiamo dei libri. No, ma tanto sono facili da fare. Anzi, direi per ora di fare il backpack, che ci tornerebbe anche molto utile. Pelle, il letto, i tank, che possiamo fare anche adesso. Una chest che abbiamo è dell'oro. Qui abbiamo il ferro che andiamo a cuocere. L'oro non ce l'ho, ma tanto vado in caverna e lo trovo subito. Mi ricordo anche dov'è che l'avevo visto. Ok, adesso andiamo un po' all'esplorazione. Per cercare la pelle e le mucche. No, aspetta, le mucche le vedo qui dietro. Sì, guarda, eccola una. Di qua stanno. C'è la spada di Kecronite. Magari Kecronite qui, quella roba. Magari ci danno la cosa direttamente cotta. Ok. Mucca. No. Che succede? È morta? Sì, ma non mi ha dato nulla. Ah, ok, sì. Sì, evviva, mi ha già fatto la pelle. Ok, anche la carne è già cotta, perfetto. Di più non ce n'è di pelle, no, qua c'è uno scorpione, però innocuo. Di qua vedo un'altra mucca. Dov'è? Ah, ok, sta qui nel fogliame. Con quest'altra. Bene, alla fine la pelle era la cosa più difficile da trovare. No, aspetta, ci mancano ancora le... La lana! Di pecore tanto mi sembra di... No, che erconite, cioè. Ma i polli attaccano? Sì, attaccano. E via. C'è il meteorite di Kerconite. Creconite. Di coso? Corrici. Corrici. C'è un creeper lì. Creconite lì, insomma. No, non le voglio queste cose. Voglio la creconite. Crecnonite. Vabbè, questa cosa qui, insomma. Perché se ci si fa l'armatura di questa è fortissima. Come il diamante, mi sa. Il lingotto come si fa di creconite? Si cuoce? Boh, non ho idea. Suppongo di sì. Ma questa qui anche era rara, eh. Qui ci abbiamo avuto tantissima fortuna in questo episodio. Tantissimi meteore abbiamo trovato. Ok. C'è anche dell'ossidiana qui, non l'avevo vista. E il gatto, ciao, eh. Vabbè, possiamo prendere anche questa. Tanto c'è il piccone super veloce, guarda. Per fare l'enchanting table. E poi la pelle l'abbiamo. Possiamo prendere il cane da zucchero e via. Vediamo quant'è che ce n'ho. 17. Ne serve un po' di più per fare l'armatura. Una ventina. Quella non la rompo perché c'è la lava. Ok. Oh, che cosa? Da dove arriva? Perché? Non l'ho rotto. Fermati. Poi abbiamo anche questa bistecca qui. Molto buona. Ok, smettila, smettila, smettila. Perché continua a bruciare? Oh, piantala, piantala. Cavoletti, per un attimo muoio. Mamma mia, ragazzi, che rischio, eh. Ste meteore qui. Ok, abbiamo 26, può bastare. Poi ne prenderei altre. Finita. Ok, prendo questo ossidiano adesso. Ok, ho preso tutta l'ossidiana che mi serviva. Adesso qui dietro vedo altre mucche ancora. Sì, guardale. Mucche! Cuociti. Ok, di pelle ne abbiamo un po', però ne prenderei di più. Perché quando serve la pelle non c'è mai. Ok, 11, però ne ucciderei anche di più. Tanto danno il cibo. Un blocking c'è lì. Che fa questa? Dove va così decisa? Ah! Che spavento! Ma che... Perché mi attaccano?
Tutte così, senza che le abbia attaccate prima, intendo. Forte però, non ho idea, però è bello. E me la tocca la testa. È bella sta cosa che i mob potrebbero così a caso decidersi di attaccarti. Ok ragazzi, comunque. Ci vediamo a casa e terminiamo lì l'episodio anche in fretta perché arriva la notte. Ok, sono arrivato a casa. Potremmo fare il backpack già? No, ci manca l'oro. Il resto però c'è. No, ci manca anche la lana. Vabbè ragazzi, comunque, lo faremo nel prossimo video. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ah, volevo dirvi comunque che fuori dal video andrò un pochino a scavare, perché ho visto che gli episodi scorsi sono stati un po' noiosi. Quindi andrò lì sotto, scaverò e poi uscirò con i minerali. Ciao, al prossimo video.